Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Buongiorno a tutti coloro che ci seguono in diretta televisiva e attraverso i canali social. Non è semplice per me parlarvi in questo momento. Quello appena trascorso è stato in assoluto l'anno più difficile e doloroso che come sindaco mi sono trovato ad affrontare. Inimmaginabile solo qualche settimana prima dell'inizio, sotto certi aspetti surreale. Sono stati giorni, settimane, mesi che hanno messo tutti a dura prova, grandi e piccoli. Una tragedia improvvisa ed imponente, un nemico subdolo e tenace, un quotidiano faccia a faccia con il dolore. Abbiamo visto persone colpite dalla malattia vera e propria, persone che hanno dovuto subire la solitudine ed il distacco dai propri affetti, o peggio, la perdita di una persona cara. E ancora vediamo persone in forte difficoltà che si trovano a dover affrontare altre drammatiche conseguenze della pandemia, questa volta legate al venir meno della possibilità di lavorare e dalle conseguenti difficoltà economiche. Ma nonostante tutto, se stamane la nostra città è simbolicamente qui riunita, è perché sono profondamente convinto di una cosa, che prima o poi, con la forza dell'Unione e con la generosità che abbiamo fino ad oggi dimostrato, ne verremo fuori. Lo abbiamo visto e lo vediamo nei volti, nei comportamenti e nella sensibilità avuta da donne e uomini che nello svolgere i loro servizi non si sono risparmiati e non hanno esitato a donarsi per il bene della comunità. Voi oggi qui, presenti, ne siete una degna rappresentanza. Vorrei quindi riflettere su un aspetto significativo, che forse non tutti hanno compreso. È quello per cui la pandemia e l'emergenza sanitaria hanno portato nella nostra comunità un inedito confronto con la morte e con il significato dell'esistenza mai percepito prima. La perdita improvvisa e quasi inspiegabile di un proprio caro ha colpito alle spalle numerose famiglie fanesi. Al dolore per il lutto improvviso si è aggiunto quello, ancora più straziante, di non poterlo vivere ed elaborare, a causa delle mancate celebrazioni funebri, non ora, ma all'inizio era così, di non poter stare al capezzale dei malati per un ultimo saluto. Una situazione di dolore personale e collettivo al quale eravamo impreparati e che dimostra quanta fragilità vi è nell'uomo, in quello moderno, con il suo benessere e la sua tensione al bello e forte, questa improvvisa fragilità è risultata essere ancora più accentuata. Ed è forse per questo fatto, che la sofferenza che ne consegue è maggiormente profonda e inspiegabile. Nonostante questo, avviene una cosa. Ecco che, non appena la fragilità umana si infrange sui moderni modelli di vita, tesi al raggiungimento della felicità materiale, subito l'uomo va alla ricerca di se stesso, di un nuovo senso di esistenza e di maggiore spiritualità. Se non fosse stato per questo nuovo stato dell'essere umano, espresso e veicolato in molteplici modi, religioso, sentimentale, familiare, lavorativo, sociale, e che si è poi concretizzato nei gesti delle persone, di tutti noi che abbiamo vissuto questo tempo in tutti i modi possibili, probabilmente il male avrebbe vinto sul bene, la morte avrebbe soffocato la vita. L'emergenza non è ancora finita, il virus è ancora presente, le ferite sanguinano ancora e a queste se ne aggiungono di nuove. E per questo non smetterò mai di richiamare comportamenti responsabili, che sono il primo e più importante strumento per difendersi dalla diffusione del virus. Ma voglio riportarvi una recente frase del neoeletto Presidente degli Stati Uniti. Per guarire noi dobbiamo ricordare. È difficile talvolta ricordare, ma è anche così che guariamo, che guariremo. E come tutti sappiamo, per lui la parola ricordare ha un peso enorme.
Questo pensiero con cui il presidente Biden ha reso omaggio alle 400.000 vittime americane del Covid durante la cerimonia al Lincoln Memorial mi ha colpito. Mi ha colpito perché al verbo guarire non è stato affiancato un verbo come combattere o lottare, bensì è stato associato il verbo ricordare. Questo verbo ha in sé una dimensione più dolce, più delicata, ma non per questo è un verbo che ha un significato debole, anzi. Non dobbiamo sottovalutare la forza di ricordare. Il verbo contiene infatti, a livello etimologico, la parola cor cordis, cuore, che gli antichi ritenevano fosse la sede della memoria, non la mente. Ma il cuore è il contenitore dei nostri ricordi. Questo aspetto mi ha fatto riflettere profondamente, mi ha fatto capire che la vera forza risiede non nel corpo, non nella mente, ma nello spirito e nelle intenzioni. Per questo non mi soffermerò nel citare nuovamente la tristezza che tutti abbiamo vissuto, ed in particolare i familiari delle vittime, alle quali mi stringo con affetto, sincero affetto e comprensione. Ma voglio piuttosto lanciare proprio questo invito al ricordo come nuova cura, come lotta alla disperazione, come messaggio di speranza. Speranza che mai deve abbandonarci, nemmeno nell'ora più buia. E di quella oggi vogliamo essere testimoni, vivi e attivi. La scelta di dedicare il Bosco della Memoria alle tante vittime della pandemia nasce dalla volontà di dare luce in un momento tanto buio. Un albero per ciascuno, che sia un dono che ci immerga nella natura, per un futuro migliore e di vero valore sociale. Un monumento alla vita, fatta di alberi, affinché gli alberi possano ricordarci qualcosa attraverso la vita che rinasce. E così facendo il ricordo dei nostri cari non svanirà mai. Ecco perché abbiamo deciso di piantare questi alberi in segno simbolico ma tangibile di rinascita. Ma piantare una pianta non basta. Servono cure e tempo per farla crescere sana e robusta. Un gesto che significa speranza, un segno che simboleggia la vita, che ipoteca su un domani buono, che è fiducia dell'uomo. Una pianta sta a significare voglia di rinascita, ma ci rammenta anche che senza impegno e dedizione la rinascita non avviene. Ecco che torna il termine ricordare, come strumento prezioso per uscire da una crisi, forte ma gentile, potente ma non violento, universale. Vuole essere un abbraccio che ci stringe alle famiglie, che potranno aiutarci nella messa a dimora delle piante, nell'iniziativa prevista per ottobre, per poi prendersene cura a memoria dei propri cari. Trovandoci in zona rossa, non è stato possibile ritrovarci con tanti familiari. E non essendo periodo migliore per piantare alberi, simbolicamente ne pianteremo uno, che rappresenta tutti e che ha tanti nomi: Fortunato, Antonino, Alberto, Carlo, e posso continuare con centinaia di nomi. Come dicevo, simbolicamente rappresenta tutti, per poi ritrovarci insieme ad ottobre. Sarà mia cura, come sindaco, come figlio, prendermi cura di questa pianta affinché cresca sana e robusta. Alle 11, tra pochi minuti, all'orario d'arrivo del Premier Draghi a Bergamo, come in tutte le città d'Italia, osserveremo un minuto di silenzio con bandiera mezz'asta per onorare tutte le vittime del Covid, perché il ricordo ci aiuti a guarire. E in questa sobria cerimonia, oltre all'intervento del sindaco, abbiamo pensato, come vedete, sono presenti una rappresentanza di tutti gli attori attivi in questa pandemia. E ho chiesto anche di fare alcuni interventi, tra questi in rappresentanza della sanità, che ci sono stati, che sono stati vicini anche alle persone che noi ricordiamo in questa giornata, ma che non sarà solo in questa giornata. E allora ho chiesto al direttore
Magnoni dell'Area Vasta 1, in rappresentanza di tutto il mondo sanitario, insieme ad un rappresentante delle USCA, che sono coloro che quotidianamente vanno e sono vicini alle persone colpite dal virus, di portare anche loro un contributo. E l'invito al... Salve a tutti, mi presento, sono il dottor Santilli Luca e sono qui oggi per rappresentare le USCA. Le USCA, che ormai conoscerete tutti, sono quelle unità speciali di continuità assistenziali e noi ci occupiamo di gestire e seguire i pazienti Covid direttamente a domicilio, quindi a casa. Cerchiamo di sconfiggere il Covid a casa, impedendo quindi che si debba ricorrere ai ricoveri ospedalieri. Purtroppo il Covid è una malattia che ci ha preso di sorpresa, non ce l'aspettavamo e ci ha colti un po' impreparati. E purtroppo si è portato via amici, parenti, genitori, nonni, nonna e zii. Questo per dire che il Covid ancora purtroppo non sta arretrando, non si sta indebolendo. Quindi dobbiamo cercare ancora di farci forza gli uni con gli altri. Cerchiamo ancora di resistere. Devo ringraziare la comunità, in quanto grazie alle donazioni e alla loro vicinanza ha permesso a noi USCA di continuare il nostro lavoro al meglio, dandoci a disposizione tutti i dispositivi necessari, ecografi, elettrocardiografi. Questo quindi devo ringraziare a voi tutti che ci avete sostenuto in questi giorni. Quindi vi rinnovo il mio invito di farci forza. Resistiamo ancora, che presto sconfiggeremo anche questa malattia. Grazie. Buongiorno a tutti. È molto dura, non si emoziona sempre quando ricorda come il sindaco quello che è successo da un anno a questa parte. Quello che dobbiamo fare tutti insieme, perché purtroppo, come ha detto bene il medico dell'USCA, la malattia non è stata ancora sconfitta, comportamenti adeguati, come ha ribadito il sindaco, quindi prego tutte le forze di loro di stare attentissime, anche perché stamattina stiamo lavorando cercando di riuscire ancora a trovare posti letto adeguati per riuscire a rispondere ai bisogni della popolazione, quindi mi raccomando a tutti comportamenti adeguati e soprattutto possiamo sconfiggerla con la vaccinazione. Ragazzi e ragazze, anziani, giovani, tutti cerchiamo di capire che la vaccinazione è fondamentale. Non fidatevi di tutto quello che sta uscendo sui social network, su quanto c'è di rischioso al fare la vaccinazione. Se questo lo diciamo chi in questo momento è nelle sale di rianimazione con un tubo in gola, penso che questo si arrabbierebbe e direbbe magari avessi potuto fare la vaccinazione. Quindi quando ripartiremo con la vaccinazione, ripartiremo spero il più presto possibile, perché spero che ci diano l'ok a continuare a vaccinare, mettetevi in fila e vaccinatevi, perché è l'unica forma che abbiamo per cercare di sconfiggere questa pandemia. Spero che sia una giornata importante, vedo davanti a me la croce, quindi che qualcuno ci illumini. Piantiamo la pianta e cerchiamo tutti insieme di rispondere in maniera adeguata a quelle che sono le possibilità, le uniche possibilità che ci abbiamo, che sono quelle di vaccinarsi. L'ho ripetuto 3-4 volte, ma ripeto, probabilmente è l'unica possibilità che abbiamo. Per ora è stato bloccato, speriamo per pochissimo tempo, un vaccino, e la nostra regione era il vaccino di cui ne aveva più a disposizione, cioè avevamo migliaia e migliaia di dosi e abbiamo migliaia e migliaia di dosi pronti. Considerate questo vaccino, in Inghilterra ha vaccinato 12.000 persone e la probabilità di avere effetti collaterali non è stata così alta, anzi è minore la popolazione vaccinata, per quello che dicono che per gli effetti collaterali che sono segnalati dappertutto, è minore la popolazione vaccinata che nella popolazione normale. Quindi un invito, continuiamo tutti a stare attenti, che vedremo che prima o poi, spero entro l'estate, se tutti ci vacciniamo, riusciamo ad uscire da questa pandemia. Grazie. Grazie. E rinnovo il ringraziamento, penso a nome di tutta la comunità, a tutto il mondo della sanità, dagli operatori dell'area vasta, dagli operatori sanitari negli ospedali. Mi è anche occasione per ringraziare i volontari
che hanno fatto un lavoro straordinario, e qui c'è una rappresentanza della Croce Rossa, della Protezione Civile, le forze dell'ordine in tutte le loro funzioni di controllo, di aiuto, di vicinanza, l'amministrazione comunale in tutte le sue articolazioni, che era impreparata ma che ha messo il cuore oltre l'ostacolo e ha cercato di affrontare per la prima volta delle situazioni inimmaginabili, come dicevo, in tutte le sue funzioni. E tutte quelle persone che nelle varie forme hanno aiutato, veniva ricordato anche dal medico dell'USCA, raccolte di finanziamenti di fondi per le strumentazioni, insomma veramente c'è stata una mobilitazione e una sensibilità straordinaria, e questo penso sia la cosa più bella, il dimostrare di essere comunità. E un grazie, lasciatemelo dire, e qui c'è Sua Eccellenza il Vescovo, che invito per portare un contributo, ma vorrei ringraziare anche tutti i parroci che nei momenti più difficili, prima lo dicevo, quando si perdeva una persona cara, lo si salutava dalla finestra perché non lo si poteva neanche salutare all'obitorio. E allora in quei momenti tanti parroci sono stati vicini e sono diventati padri, figli, fratelli, sorelle, e raccontarlo non si comprende fino in fondo cosa significa quando si vivono quei momenti, sono dolorosissimi. Ecco, anche questo è comunità. Quindi questo momento di ricordo è anche un momento di ringraziamento. E ora la parola a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Trasarti, e lo ringrazio anche per la vicinanza, per le parole, perché nei momenti più difficili anche un messaggio, alcune volte anche un messaggio, un sms sul cellulare, è un aiuto quando sei da solo in ufficio e dici cosa faccio, e le persone che ti chiamano. Sto raccogliendo degli appunti perché queste cose vanno anche poi, andranno anche raccontate. E allora da sindaco vi posso garantire che sono stati momenti di forte vicinanza e di forza, e quindi grazie ancora. Prego, Sua Eccellenza. Buona giornata a tutti. Questa guerra non dichiarata che ha costruito tante tombe senza sapere perché si andava a morire, per colpa di nessuno. Ci è vietato anche di mandare, dico volgarmente, imprecazioni a qualcuno, perché la vita qui non ci ha dato il nemico certo. Non c'è un attentato, non c'è un incidente esterno, non c'è una dichiarazione di guerra, e quindi sono morti altre. E questo ci dà anche quel senso di impotenza e di gratitudine per alcuni versi. Noi abbiamo perso quasi una generazione, quest'anno i nati forse a Fano sono un po' più di quelli che abbiamo perso. E fa un po' tristezza quando sentiamo aveva 70 anni, 80 anni. No, la vita non si misura sul numero degli anni, ma sul sole che uno sa dare ai conviventi, ai familiari, ai figli o ai genitori. Proprio in questo momento qui vicino a Cocurano stanno facendo un funerale di una coppia, moglie e marito morti ambedue di Covid. Il sindaco parlava di memoria, senza dubbio. Io vorrei usare altre due parole per non ripetermi. Credo che la memoria dei nostri cari anziani, giovani, genitori, figli, fratelli, ci deve anche accompagnare in questo momento a qualcosa in più. Noi dobbiamo accompagnare le persone che sono nel lutto. Certo, ognuno nel proprio campo, i preti nostri in questo credo che siano all'avanguardia con tutte le difficoltà. Accompagnare e sostenere, perché il lutto non celebrato è un lutto dilungato. E allora occorre accompagnare, occorre sostenere,
occorre anche riprendere la dignità di ogni vita. Ci siamo accorti degli anziani forse in questo momento di luttuosità internazionale. Il Papa già ci aveva preventivato questo, la cura degli anziani, attenzione agli anziani, che poi l'anzianità ormai è una stagione lunghissima di vita e non è solo di preparazione alla morte, ma anche di accudimento dei propri affetti e legame con i nipoti, con i figli, sostegno anche morale. Un ultimo pensiero, ci sono anche passato dentro una struttura ospedaliera di Covid, a quanti, soprattutto sono giovanissimi in questo periodo, naturalmente medici chiaramente, personale sanitario, ma anche il personale infermieristico, giovani, positivi, complici, di loro non abbiamo visto mai il volto, mascherati ma di grosso, però dalla voce e da quella presenza molto frettolosa, perché necessariamente frettolosa per i tanti bisogni, abbiamo sperimentato un'affettività e un sostegno. E molti di questi sono stati, nel periodo della morte grave, sono stati l'ultima parola, quella stretta di mano, quello sguardo finale. Io non finirò mai di dire grazie a loro, per conto nostro, per conto dei familiari, per conto anche dei nostri bravi preti. E allora memoria, accompagnamento, sostegno e grazie a quanti ancora oggi ci mettono la faccia, il cuore, il fisico, l'energia dentro questi ospedali Covid e anche nelle USCA, che sono venute nelle nostre case a tutelarci, a accompagnarci e anche, perché no, a sostenerci con la parola. Che l'albero della vita sia davvero un albero che fiorisce e che noi abbiamo a non sprecare nessun fiore di questa vita che ancora ci è data. Auguri a tutti e buona giornata a tutti. Ora sono le 11, come in tutta Italia, tutti i colleghi, tutti i sindaci osservano un minuto di silenzio con le proprie comunità in ricordo di tutte le vittime di Covid nel nostro paese e non solo. Grazie. Ed ora piantiamo questo albero in segno di vita. Magari ci avviciniamo simbolicamente.
Con questo segno si conclude questa sobria cerimonia ma profonda, e grazie ancora. E come dicevo, ci ridiamo appuntamento a ottobre per la piantumazione degli altri alberi. E un ringraziamento anche alla dottoressa Capalbo, in rappresentanza di Marche Nord, che purtroppo per ovvie ragioni è rimasta al servizio per l'emergenza che stiamo vivendo. Quindi grazie a tutti ancora e buona giornata.